viene fatto il DNA sia delle piante che dei funghi, e quindi si è visto che c'è differenza dalla specie, dal genere Pinguis, dal punto di vista proprio molecolare, l'indagine molecolare, così come per i funghi. Quindi cambia il contenitore, sempre il contenitore più grande asteraceo, però il genere è cambiato. Questo è il fiore della Picris echioides o il Mintoteca echioides, il fiore che qui è portato a Corimbo in fiorescenze lungo arachide in modo un po' casuale di fiorescenze. Scusa Fabrizio, no, non c'entra niente, però inteso che è stata trovata una nuova pianta. Dove? Qui sulle montagne, su l'Arnoncolacea. L'Arnoncolacea? Sì, la... non ho sentito parlare. Il Camerino. Se sai qualcosa, magari l'articolo. L'Arnoncolacea che è stata chiamata il nome del figlio. Ah sì? Una specie nuova, probabilmente. Sì. Specie nuova. È un nuovo ranuncolo. Come si studiano i funghi, le piante, anche le erbe, si è trovata una specie nuova, si fanno gli studi, poi viene fatta la pubblicazione sulle riviste scientifiche. Quindi sarebbe bello averci l'articolo e vedere la specie, insomma. Sicuramente si assomiglierà a qualche altra non colacea, però si differenzierà magari da qualcun altro per piccole caratteristiche. Di solito è sempre così. Fatto bene. Si mangia? Quale? Non si mangia, solo per lo studio. Non colace non si mangia. Generalmente no. Come la mia. Picris hieracioides, che questa è molto comune, caratteristica la cosiddetta erba lattaiola. Erba lattaiola c'ha arachide centrale, sempre un po' sul rossiccio, la caratteristica, in più una foglia pennata col margine fogliare completamente dentellato in modo grossolano. Vedete che caratteristica quando parlo, come se si guarda la specie? Foglia pennata con il margine grossolanamente dentellato. È la caratteristica proprio di questa specie. Oltre a averci arachide che dà sul rossastro violaceo quasi, ok? È una specie comune in un po' tutti gli ambienti, sia in ambienti di campagna, di montagna, una specie che troviamo da tutte le parti, no? È facilmente determinabile sia anche con la rosetta basale, ma soprattutto col fiore. Il fiore comunque caratteristico, anche questo a corolla ligulata, no? Caratteristico. E viene utilizzata per i pieni, per le foglie strascinate, ripassate, anche in una percentuale cruda, ok? Quando è giovane, quando è tenera, però comunque rimane sempre un po' duretta, un po' ispida. E quindi noi consigliamo di farla cotta, ok? Cotta, perché rimane sempre un po' coriacea, probabilmente mangiamo quelle più morbide delle foglie, però questa eventualmente se la vogliamo provare, però rimane un po' duretta, ok? Picris hieracioides, erba lattaiola. C'è più il poster, Mirella, giù in casa? Poster delle erbe? Bisogna che li facciamo? Regalavamo i posti dell'erba l'anno scorso, fino a 2 anni fa, ce l'abbiamo finiti, ce li stampiamo. Dove ci sono tutte queste specie qua? Un poster. Picris hieracioides. Eccolo qua. Fiore bellissimo. A corolla ligulata. Poi c'è il tarassaco. Il tarassaco. Anche questa è una pianta importante, molto importante. Il tarassaco. Diuretica, chiamato anche piscialletto, pisciacani, pianta molto diuretica, no? È una pianta importante anche come disintossicante per il fegato. Una volta viene utilizzata anche come surrogato del caffè la radice, così come quella della cicoria, no? Al posto del caffè, sia cicoria che tarassaco. C'ha una foglia caratteristica pennata con questi segmenti alterni triangolari con l'apice acuto, un bel fiore anche questo a corolla ligulata, ogni singola pianta un singolo fiore con un rachide cavo al centro che emette l'apice, okay? Quindi caratteristica pure questa, e questa la troveremo tanta soprattutto quando andremo a fare l'escursione da Muni alla Battinebbia. Poi in fondo il doppio calice, se non mi ricordo male, il doppio calice, sì, dillo pure. No, cioè si riconosce il fiore anche dal fatto che c'è un doppio calice, esatto. Quindi c'è, sono due volte i sepali sotto. Bravo, due volte i sepali sotto. Due piani di sepali. Eccolo. Il pappo. Questo è il pappo, ossia il filamento con attaccato il frutto. Ogni questo filamento corrispondeva a una ligula.
Chiaro il concetto? Sì. Questa qui, ogni singola ligula, petalo, corrisponde poi a un frutto, un lacheno, che è attaccato sul talamo ricettacolo, che poi verrà soffiato per essere disperso. Ok? Quindi ritorniamo lì. Taraxacis, dal greco taraxis, significa guarisco, taraxis, e è una pianta importante anche questa. Depurativa per l'organismo, depurativa, quindi l'utilizzo che possiamo fare è sicuramente crudo. Crudo, quindi il misto delle erbe crude, qualche fogliolina, qualche un po' di fiori, qualche petalo, no? Da utilizzare crude. C'è un sapore molto gradevole, leggermente amarognolo, ma non proprio così tanto. A me piace questi gusti un po' diversi amarognoli, ed è veramente buono. Anche questa fa parte di questa prova che sto facendo. Se no, altrimenti ti ricordi, Aurora ci aveva portato gli anni scorsi il miele di Tarassaco. Il miele di Tarassaco. Il miele di Tarassaco è uno sciroppo. È uno sciroppo fatto con lo zucchero. Con aggiunti i fiori di Tarassaco. Fiori di Tarassaco, però non è il vero miele. Esatto. È uno sciroppo addensato. Con il miele, con però è un miele, diciamo, vegano. È un miele vegano, no? Esatto. Ed è molto buono. Miele. Comunque, eventualmente qualche ricetta più importante la troverete, per esempio, su questo libro qui, quello della Antonietta Baldoni, che vi invito comunque a prendere. Erbe, arbusti ed alberi, ok? Che è veramente un libro fatto molto molto bene. E poi il libro anche del professor Taffetani, che è Rugni, Speranie e Crispigne, che si trova a Macerata, di essere ordinato. Questi sono i libri migliori delle nostre zone, insomma, per il momento, fatti da specialisti. Quindi Taraxaco, Taraxacum officinale, è una pianta da sicuramente da attenzionare, da raccogliere. Eccolo qui, l'ho detto. Poi abbiamo la nostra grande Crispigna. Crispigna. Le crispigne dei Cennà non è roba, non è cibo per villà, ossia un cibo prelibato, ok? La crispigna dell'insalata è molto buona, naturalmente deve essere fresca, anche la parte spigulosa una volta macerata non dà più nessun problema, la parte leggermente spigulosa, è una specie molto abbondante nelle nostre zone, negli incolti, stasera la vedremo, ci sono diverse specie, una con la foglia un po' più spigulosa, una con la foglia dolce, e una con la foglia più partita, più con segmenti più staccati l'uno dall'altro. Tutte e tre sono presenti nelle nostre zone. La terza, il Sonchus tenerimus, è un po' più rara, però comunque è presente, mentre è molto presente il Sonchus asper e il Sonchus oleraceus. La differenza che c'è fra il Sonchus asper e il Sonchus oleraceus è che il Sonchus asper c'ha sempre la pagina, la foglia un po' più spinulosa rispetto al Sonchus oleraceus, che ha una foglia meno spinulosa, più dolce e con il rachide violaceo, ok? Generalmente a maturità. Però entrambi, tutti e tre sono commestibili. Le crispigne Sonchus asper si possono fare crude, buonissime, ma anche cotte. Anche questa fa parte della famiglia delle asteracee. E il fiore, anche qui è un bel fiore giallo, portato questa volta a corimbo. Vedete come viene fuori sempre queste caratteristiche? Infiorescenza. Infiorescenza è composta, corimbo. Corimbo composto, ombrella semplice, ombrella composta. Guardando il fiore si riesce a ricordare com'era la classificazione precedente. Capoline in cime corimbiformi, di colore giallo. Il frutto anche qui è un achenio. Com'era praticamente questo frutticino qui, che sta attaccato qui, questo piccolo seme, che sta attaccato al talamo, l'achenio. Eccolo qua. Sono tutti molto simili, sono molto simili. Non c'è il doppio calice, esatto, non c'è il doppio calice. Sono tutti insieme, ce n'è più di uno, ecco, in testa. Esatto. Questi sono a corimbo, a corimbo. Vuol dire che in una pianta ce ne sono 4, 5. Disposti in modo sfalzato, là ce n'è una, sul terrazzo c'è un fiore per una pianta, su un peduncolo c'è un fiore, okay? Però i fiori comunque sono simili, generalmente poi dopo, dal punto di vista delle ligule, sono abbastanza simili, ci sono qualche, delle differenze si vedono, però comunque sono gialli, sono ligulati, sono sempre tutti molto simili come fiori. Eccolo qua. Questa è molto spinulosa, la foglia, vedete? Ed è il Sonchus asper. Questa è la ossia asper.
Questa è la rosetta basale, quello che dobbiamo raccogliere. La rosetta basale della grespigna, della nostra grespigna, che è buonissima, va raccolta, va apprezzata. Quindi non è amare, si può mangiare. È dolce? È dolce. Ma solo probabilmente difficilmente la mangi, perché è bello abbinarla ad altre specie. È buono abbinare ad altre specie, da solo pure prova a mangiare. Poi ti consiglio comunque di abbinare insieme ad altre erbe. In un'insalata. In un'insalata, ad esempio. Vista bene la respigna. Questa è sempre l'altra, vedete la differenza? Questa c'ha una foglia molto spinulosa, quasi un po' pungente, ma non è pungente. Sembra pungente, ma non è. Mentre quest'altra c'ha una foglia più dolce, meno pungente, vedete la foglia? E con questo rachide che la maggior parte delle volte dà sul violaceo, sul rosso violaceo. E questa è una caratteristica che differenzia, dal punto di vista della rosetta basale, un Zoncus asper da un Zoncus oleraceus. Poi l'altro che non vi ho detto, che non c'ho le foto, è il Zoncus tenerimus. L'avevamo trovato, esatto, l'avevamo trovato. Ce l'hai la foto? Non ce l'ho messa qui. E c'ha una foglia pennata, un po' spinulosa anche quella, ma con dei segmenti lobati che arrivano a rachide centrale della foglia. Segmenti lanceolati e lobati. Caccialepre? Anche questa l'abbiamo vista l'altra volta e la rivedremo anche stasera. Quindi sicuramente queste le parlerete bene. Pure questa è un'erba importantissima, molto molto buona, sia da fare cotta, sia da fare cruda.